cenere vulcanica avviato ad Acireale, il piano di spazzamento strade, il sindaco chiede collaborazione e traccia la via per superare l'emergenza. La provvidenziale denuncia di una madre pone fine alle aggressioni di un fidanzato violento a Catania. Ad Aci Buonaccorsi la parrocchia Maria Santissima ritornata di Lavina promuove l'esposizione dei miracoli eucaristici nel mondo. Bentrovati con il nostro TG Reporter. La questione cenere ancora in primo piano ad Acireale, si avvia lo spazzamento meccanizzato delle strade, intanto il sindaco Barbagallo traccia il percorso da seguire, confidando negli interventi, negli aiuti anche di regione e governo nazionale per superare l'emergenza. Al via da oggi ad Acireale lo spazzamento meccanizzato delle strade attraverso le imprese disponibili alle lavorazioni richieste. Gli interventi proseguiranno per 15-20 giorni, così da ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. Lo ha annunciato stamane il sindaco Roberto Barbagallo dopo aver effettuato un sopralluogo alla Villa Belvedere, dove una trentina di operatori del consorzio Il Nodo hanno lavorato sodo per rimuovere la cenere vulcanica. Andiamo avanti con la pulizia della città, oggi siamo nella Villa Belvedere, magari la prossima settimana faremo qualche altra villetta, ma contemporaneamente si sta completando la raccolta dei sacchi in tutte le vie, avete visto che ormai i sacchi sono ridotti almeno dell'80-90%, ci sono appunto delle zone residue. Chiediamo ai cittadini di non uscire più sacchi perché non possiamo continuare tutti i giorni a ritirare sacchi in tutte le zone della città, chiediamo quindi di portarle nei luoghi che abbiamo indicato, nell'area Com in particolare c'è uno scrabble, li possono depositare, e abbiamo avviato già da qualche giorno la pulizia delle strade attraverso l'immissione di circa 10 imprese che si occuperanno della pulizia di tutte le strade o di gran parte delle nostre strade della città. Cercheremo di non lasciare nulla indietro, chiediamo al cittadino pazienza perché il territorio è molto grande, molto vasto, e quindi arriveremo ovunque con le forze che abbiamo, ringraziando il Ministero e la Regione, anche se ancora non conosciamo, diciamo, il decreto, cosa dice il decreto, però siamo fiduciosi, si sono espressi, il Ministro si è espresso, quindi attendiamo il decreto e la circolare successiva della Protezione Civile. Tutti i sindaci siamo in campo, non solo il sindaco di Acireale ma di tutti i comuni colpiti, e speriamo che, siamo sicuri che nel giro di una settimana, 10 giorni lavorativi, ce ne usciremo, la città di Acireale tornerà a brillare. Ecco, verrà superata l'emergenza, sperando che le somme messe a disposizione da Roma e da Palermo bastino. Questo è da capire, sostanzialmente ritengo, anzi sono sicuro, che ogni sindaco stia facendo il massimo, scendellinando, comunque cercando di contrattare con le aziende e le imprese. Questo è un altro punto dolens che dobbiamo assolutamente chiarire. Come superare l'emergenza cenere? Il sindaco mostra di avere le idee chiare e, confidando nell'intervento della regione e del governo centrale, traccia il percorso da seguire. Noi ci aspettiamo per il futuro, l'abbiamo detto, dalla regione siciliana per superare l'eventuale emergenza, perché per noi trattasi comunque di emergenza o calamità, non ci siamo solo noi, ci sono anche i cittadini privati che in questo momento stanno pulendo e stanno spazzando. Ritengo che se la regione siciliana istituisca un fondo di rotazione che è utile ai comuni a secondo di quando l'Etna, diciamo, si sveglia, quindi un fondo di rotazione, una circolare di riferimento per la metodologia di spazzamento e di pulizia, non solo da parte dei comuni, perché dobbiamo capire intanto se questa cenere dal punto di vista della salute, polmone e quant'altro fa male, no? Quindi una circolare dove i sindaci, attraverso quali i sindaci adotteranno delle ordinanze, diranno ai cittadini: guardate che il modo di spazzare è questo, occorre mettere la mascherina, occorre mettere l'occhiale per gli occhi, insomma una circolare chiara sia per i comuni sia per i cittadini.
e infine bisogna inserire all'interno del prezziario regionale una voce di costo a metro quadro o a peso, in maniera tale che ogni qualvolta avvenga non ci sia, come dire, la trattativa con le imprese, ma ci sia un prezzo chiaro per tutti inserito nel prezziario regionale. Con questi tre punti io credo che dalla prossima caduta siamo tutti più preparati, possiamo sicuramente intervenire in maniera più immediata. Chiaramente ci vogliono le risorse, le economie, perché non spenderemo noi sicuramente 1 milione, ma io penso che la città di Cireale andrà sui 350-400 mila euro di spesa, comprese chiaramente gli uffici pubblici e le scuole, perché intanto abbiamo avviato anche la pulizia dei cortili e dei tetti delle scuole e degli uffici pubblici. La scuola sta per partire, quindi dobbiamo far trovare ai nostri ragazzi, agli insegnanti, al personale didattico le scuole, insomma, pulite e pronte per l'attività didattica. E della questione Cenere se ne è occupato anche il Consiglio Comunale, grazie all'intervento, tra gli altri, del consigliere Paolo Monaco, che saluta con soddisfazione lo stato di mobilitazione straordinaria proclamato dal governo nazionale, ma denuncia la mancanza di interventi per i privati. Sollecitato dunque un ristoro per i privati impegnati a ripulire tetti, terrazze e aree condominiali. Sentiamo uno stralcio dell'intervento del consigliere Monaco. I cittadini ci contattano per capire quale sarà l'ordine dei lavori nelle prossime settimane, e quindi vorrei capire anche in che cosa consiste per il nostro ente questo stato di mobilitazione straordinaria, in che cosa ci aiuterà e cosa eventualmente possiamo prevedere di fare. Un'altra questione che vorrei capire e se c'è uno spazio per interloquire con il governo regionale e il governo nazionale, perché secondo me bisognerebbe prevedere anche, e questo deve essere uno strumento da utilizzare nei prossimi anni, anche un aiuto alle famiglie, perché oggi si parla chiaramente di pulizia delle strade e tutto quello che è a carico del nostro ente, però le famiglie oggi si trovano in forte difficoltà perché devono affrontare spese per ripulire tetti, terrazze, aree condominiali. Quindi secondo me potrebbe essere interessante, anche proprio in questo organo collegiale di sindaci che si sono riuniti per cercare di avere risposte dai vari governi, anche di capire se nei momenti in cui ci dovessero essere questo stato straordinario di calamità, se anche le famiglie, i singoli cittadini possono essere aiutati dal governo, perché stanno sostenendo anche spese ingenti per ripulire tetti, terrazze, strade, e quindi penso che sia importante, oltre che per l'ente, avere un aiuto economico che permetta di riavere una città pulita, ma anche per chi di propria tasca sta sostenendo delle spese. E a proposito di Cenere, pulizia straordinaria questa mattina della Villa Belvedere ad Acireale ad opera dei migranti ospiti del progetto SAI, Sistema Accoglienza Integrazione. Scope, palette, soffiatori, armati di tutto l'armamentario per ripulire il grande polmone verde della cenere vulcanica, una trentina di migranti, ospiti del consorzio di cooperative sociali Il Nodo, hanno dato vita ad una mattinata di intenso lavoro per ripulire la Villa Belvedere dalla cenere vulcanica. A seguire l'opera dei giovani cittadini stranieri che vivono sul territorio da tempo, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, sindaco in testa, ma c'era anche il vice sindaco Valentina Pulvirenti, che ha voluto sottolineare l'importante momento di aggregazione e integrazione. Il comune di Acireale rientra nella rete SAI e quindi realizza dei progetti di accoglienza integrativa con adulti e minori stranieri non accompagnati. Questo è un progetto importante che vede non soltanto l'aiuto materiale a queste persone che si trovano quindi ad affrontare un momento particolare e difficile. A loro viene dato vitto, alloggio, assistenza personale, assistenza sanitaria, viene fornito loro il giusto supporto legale, formativo per poterli inserire quanto più possibile nel contesto sociale in cui attualmente quindi vivono, ma nel contempo si offrono volontariamente nel realizzare dei progetti importanti e utili, quindi di interesse collettivo,
come ad esempio la pulizia della Villa Belvedere, ma è giusto sottolineare che come questi ragazzi già sono attivi e presenti sul nostro territorio per altre attività, ad esempio la manutenzione degli asili comunali, la manutenzione del verde, sempre per quanto concerne gli uffici del comune siti in via degli Ulivi, hanno svolto dei lavori anche per quanto concerne l'archiviazione, inoltre vengono coinvolte in attività di interesse culturale, sociale, proprio per renderli sempre più partecipi e attivi all'interno del contesto sociale. È giusto anche sottolineare che il Ministero dell'Interno il 2 agosto scorso ha pubblicato un avviso dove viene finanziato, dove vengono finanziati i progetti già attivi SAI in modo da poter ampliare i posti. Acireale ovviamente aderisce a questo avviso e già muove i primi passi e quindi ci avvieremo per cercare di riuscire quindi ad ottenere questo finanziamento ed ampliare i posti disponibili per poter incrementare questi progetti che sono utili per i cittadini stranieri prima di tutto, ma per tutta la collettività. Oggi questo momento serve appunto a parlare di integrazione, a dare un segnale a questi ragazzi che vengono da mondi dove dei fatti spiacevoli hanno spinti chiaramente a lasciare la propria terra. Non è facile lasciare la propria terra, anche noi lo facciamo con grande difficoltà, quindi pensate che questi ragazzi hanno dovuto lasciare le proprie famiglie, spostarsi e arrivare fin qui, quindi è giusto che abbiano un futuro migliore. E penso che anche grazie al modello di integrazione del Consorzio Ennodo avranno un futuro assolutamente migliore. Non è solo un'occasione per restituire qualcosa di buono alla comunità, ma anche per costruire senso di appartenenza e partecipazione, ha spiegato poi Fabrizio Sigona, presidente del Consorzio Ennodo. Sicuramente più che il consorzio sono protagonisti ragazzi ospiti del SAI che hanno dato la disponibilità per realizzare questo laboratorio curando la rimozione della cenere vulcanica nei viali della Villa Belvedere. È un'attività di integrazione, ma direi una disponibilità da parte dei ragazzi che hanno voluto ricambiare la città di Acireale per l'accoglienza che ha dato loro svolgendo un servizio utile alla collettività. Restiamo ad Acireale, l'assessore alla pubblica istruzione Valentina Pulvirenti comunica che è stato pubblicato un avviso rivolto agli istituti scolastici statali e paritari di primo grado e ai genitori degli alunni delle scuole medie inferiori. La richiesta dei buoni libro dovrà avvenire ad inizio di anno scolastico. Il comune di Acireale invita pertanto gli istituti a trasmettere agli uffici le richieste dei buoni libro per gli alunni iscritti residenti nel comune di Acireale. Per i genitori sarà necessario ritirare presso la segreteria del proprio istituto la cedola spettante e consegnarla in libreria prima della fine dell'anno solare 2024, in modo da permettere alla libreria la fatturazione nei termini del 31 dicembre. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Fiera dello Ionio. Dal 6 al 15 settembre nel centro storico di Acireale, l'eccellenza dell'artigianato e dell'agroalimentare. Esposizione di prodotti di qualità, estemporanee ed artigiani, degustazioni di preparati siciliani. Nel corso delle serate, musica, spettacoli, animazione, artisti di strada, cabaret e tanto altro. Fiera dello Ionio. Dal 6 al 15 settembre nel centro storico. Aperta tutti i giorni dalle 17 alle 23. La domenica anche di mattina dalle 10 alle 13. Organizzazione a cura dell'assessorato attività produttive della città di Acireale con la regione siciliana e la Camera di Commercio Sud-Est Sicilia. Se si tratta di mangiare buon pesce, Pianeta Mare. Oggi, dalla grande esperienza della pescheria, è nato il ristorante Pianeta Mare, un'elegante location dove puoi gustare tantissime specialità e il pescato del giorno. Pianeta Mare, un posto sicuro dove approdare per la qualità di ciò che ti viene offerto, per la cordialità di chi ti serve al tavolo. Pianeta Mare, ristorante a Capomulini, in via Garitta 14 16 18, all'inizio del lungomare subito a destra. Pescheria in via dei Casali di Aci 6, Acireale. Pianeta Mare, l'eccellenza del mare. Nei supermercati Tocca
Shell ti aspetta una fresca convenienza con le nuove offerte dal 20 al 29 agosto. Birra Moretti 33 cl per 3, 1,89 euro. Gelato Sorbetteria San Montana vaschetta da 1 kg, 3,49 euro. Ace detersivo lavatrice liquido 27 lavaggi per 3, 6,99 euro. Farmacia Impellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di oltrepressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia Impellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con PharmaLocker H24 o a domicilio. Farmacia Impellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 ad Acireale, anche solo per un consiglio. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia da sempre. Nella seconda parte del nostro giornale apriamo l'intensa pagina di cronaca. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico a Catania per un 37enne, un fidanzato violento che è stato denunciato dalla madre della vittima. Un turbine senza fine di violenze e persecuzioni, protrattosi per mesi e che aveva reso infernale quella relazione in cui affare da protagonista assoluta della più accecante gelosia. I carabinieri della stazione di Nesima hanno eseguito a Catania la misura del divieto di avvicinamento a carico di un 37enne indagato per atti persecutori. 8 mesi di terrore al centro delle indagini che avrebbero fatto luce sulla sequenza di abusi che l'uomo avrebbe posto in essere nei confronti della fidanzata, una 31enne catanese. Sin da dicembre 2023, dopo appena un anno di frequentazione, l'uomo avrebbe preso ad accusarla ingiustamente di avere relazioni con altri uomini. In un'occasione, dinanzi ai ripetuti tentativi di ricondurlo alla ragione, non avrebbe esitato a scagliarle lo smartphone sul viso, provocandole un ematoma all'occhio. Episodio di cui sarebbe venuta a conoscenza la madre della vittima, che più volte avrebbe cercato di convincerla ad interrompere la relazione. E proprio la madre, sempre più scossa alle continue violenze e ai danni della figlia, ha infine chiesto l'intervento dei carabinieri. A spingerla a ricorrere alle forze dell'ordine, un giro in macchina prima del quale la figlia era stata prelevata e trascinata in auto con la forza dal fidanzato. Un campanello d'allarme tristemente divenuto noto in tanti casi di cronaca e troppo potente da ignorare, che ha portato al tempestivo intervento dei militari. La coppia è stata ritrovata in via Fossa della Creta intenta a dialogare. La 31enne, benché rassicurata alla vista delle forze dell'ordine, non ha inteso sporgere querela contro il fidanzato che, alla luce dei dati acquisiti dall'autorità giudiziaria, è stato sottoposto a divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico anti-stalking. Altro episodio di minacce e maltrattamenti a Catania. Minacciato di morte l'ex compagna e i genitori per vedere la figlia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato nel quartiere San Cristoforo un 27enne di nazionalità senegalese per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L'uomo avrebbe preso d'assedio la casa dei genitori dell'ex compagna, dove la donna viveva con la figlia piccola sin dalla fine della relazione, animato dalla gelosia e asserendo di voler vedere a tutti i costi la bambina. All'arrivo dei poliziotti l'uomo ha tentato di resistere all'arresto, ma è stato bloccato e messo in sicurezza. La donna ha poi riferito di essere stata più volte soggetta ad abusi e violenze da parte dell'ex compagno, che l'avrebbe più volte costretta a rapporti sessuali non consensuali e aggredita financo gli anziani genitori. Frode fiscale milionaria scoperta a Catania, controlli da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nel commercio al dettaglio di carni attraverso vari punti vendita nella provincia etnea. Al fisco sarebbero stati nascosti redditi per quasi 7 milioni di euro, ma dai controlli è emerso anche come dal 2018 al 2022
l'impresa ha ricevuto fatture relative ad operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di quasi 8 milioni di euro. Trovati anche 10 lavoratori in nero, il titolare è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele, mentre i rappresentanti di 3 società con sede a Gran Michele, Siracusa e Termini Imerese sono stati denunciati per operazioni inesistenti. Carabinieri in azione a Masca Lucia, i militari della tenenza locale hanno effettuato un controllo su un'auto-officina meccanica risultata totalmente abusiva. Era situata all'interno di un garage in via del Bosco. La struttura operava in piena violazione delle norme ambientali in quanto sprovvista della documentazione necessaria al corretto smaltimento dei rifiuti. Il titolare, un 43enne del posto, non aveva inoltre attuato alcun tipo di sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori, né provveduto alla formazione sulla sicurezza dei dipendenti, uno dei quali è risultato in nero, un altro irregolare. Ammontano ad oltre 12.000 euro le sanzioni erogate e il recupero dei contributi previdenziali. Oltre 7 kg di droga nascosti in garage e il bilancio del blitz degli agenti della squadra volanti dell'unità cinofila della polizia di Catania, che ha portato all'arresto di un pusher di 22 anni. Il fiuto dei cani poliziotti Maiu e Ares ha portato all'individuazione dell'immobile di proprietà di un pregiudicato catanese, ad una prima perquisizione della casa che aveva portato alla luce 12 grammi di marijuana. Sono seguiti controlli approfonditi in garage, dove sono stati reperiti 9 sacchi di cellofan che contenevano 514 dosi di marijuana, 6 buste sottovuoto con oltre 6 kg della stessa sostanza e 4 bilancini di precisione. E adesso parliamo decisamente d'altro. Il centro città di Acireale si appresta, come abbiamo detto nei giorni scorsi, a cambiare decisamente look. Questa sera alle 20.30 sarà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a LED con lanterne e abbracci con risparmio energetico nel centralissimo Corso Umberto. Il salotto buono della città di Acireale, cioè il Corso Umberto, si appresta a cambiare decisamente look. Si sta parlando della nuova illuminazione pubblica del Corso Umberto, impianto che questa sera alle 20.30 sarà inaugurato. Dopo così decenni andrà in pensione quello aereo esistente, ormai ampiamente superato, per lasciare il posto ad una nuova illuminazione avendo un risparmio energetico di circa il 50%, oltre ad essere moderna e funzionale, avendo inoltre attuato un progetto poco ingombrante nelle dimensioni, eliminando così la prospettata palificazione dei marciapiedi, preferendo per le lanterne a LED, circa un centinaio, un posizionamento a braccio sulle pareti degli immobili. Inoltre una cinquantina di faretti metteranno in bella evidenza i prospetti architettonici dei palazzi dal rilievo artistico. Stasera, ha sostenuto il sindaco Roberto Barbagallo, diremo addio al vecchio impianto che ha illuminato il corso principale della città per tantissimi anni, per accendere un nuovo Corso Umberto liberato da cavi elettrici e dagli assiali aerei presenti lungo tutto il tracciato. Un progetto che si concretizza, un altro sempre in centro città, precisamente per Piazza Garibaldi, che è sulla rampa di lancio finale, in quanto fra breve sarà riqualificato questo sito anche dal punto di vista energetico, dando in tal modo una nuova luce e un nuovo look alla storica villetta. Per il primo cittadino acese, a distanza di poco più di un anno dal suo insediamento, non un punto di arrivo per aver tagliato questo lusinghiero traguardo con la nuova illuminazione del Corso Umberto, quando invece una tappa raggiunta per un nuovo percorso da intraprendere. Rimangono ancora tantissimi cavi elettrici e telefonici sui palazzi storici, ha aggiunto Barbagallo, cavi che mantengono aperta una ferita da cicatrizzare prima possibile. Occorre inoltre un nuovo progetto di pavimentazione dei marciapiedi del Corso Umberto e nel contempo il passaggio di cavi dotti, utili ad eliminare definitivamente i cavi appunto presenti sui palazzi storici, per cui si sta lavorando pure a questo.
ma altro bolle in pentola in quanto, chiuso il capitolo Corso Umberto, si aprirà quello per un nuovo impianto di illuminazione anche per il Corso Savoia e via Vittorio Emanuele, il cui atto di indirizzo è stato già inserito nel piano triennale delle opere da realizzare. In conclusione, il sindaco Barbagallo, nel suo intervento, non ha mancato di ringraziare gli uffici diretti dell'ingegnere Giudice e l'impresa che in questi ultimi mesi si è occupata dei lavori di efficientamento energetico del Corso Umberto. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Tanti argomenti ci attendono ancora nella terza parte. Vini Milo, centro di qualità permanente. La più antica manifestazione sull'Etna dedicata ai vini torna dal 26 agosto all'8 settembre a Milo per la 44esima edizione. I grandi vini dell'Etna, degustazioni, laboratori, masterclass, street food, abbinamenti e confronti, incontri letterari, artigianato e nei weekend l'Isola del Gusto con enoteca all'aperto e prodotti d'eccellenza siciliani bio e chilometro zero. Unica e plurale, torna sull'Etna la 44esima edizione di Vini Milo. Scopri il programma completo su vinimilo.it. InnovaSol Energy Solutions apre un nuovo showroom ad Acireale. InnovaSol progetta e realizza in tutta la Sicilia, chiavi in mano, impiantistica civile e industriale, realizzando sistemi fotovoltaici, solari termici, climatizzazione a pompa di calore. InnovaSol, un pool di professionisti presenti nel settore da oltre 15 anni, in grado di risolvere rapidamente, attuando le soluzioni più consone al caso, qualsiasi problema di risparmio energetico. Venite a trovarci nel nostro nuovo showroom in Piazza Europa 12 ad Acireale. Valuteremo insieme le proposte di mercato, le opportunità e i vantaggi. Per info e appuntamenti 095 293 9827. La qualità che conviene. Dal 23 agosto al 2 settembre in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Alcuni esempi: barattolino Samontana da 500 grammi vari gusti a 2,69 euro. Granarolo, mozzarella Tris oggi puoi o classica da 100 grammi per 3 a 1,89 euro. Pepsi da un litro classica o zero a 69 centesimi. La qualità che conviene. Dal 23 agosto al 2 settembre in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Inquadra il QR code e cerca il punto vendita più vicino a te su gruppoarena.it. Supermercati Deco, tradizione, qualità e convenienza. Centro Analisi Murabito, dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Ehi tu, lo sai che sono cominciati gli sconti in farmacia Gallo? Dai un'occhiata! Estate pazza, prezzi da urlo! Biuchetasi a 8,90 euro. Scarpe Dr. Scholl meno 45%. Solari Vichy Rilastile Duri Age 1 più 1 omaggio. Linea viso somatoline meno 40%. Linea corpo meno 30%. Misuratore di pressione a 29,90 euro. Pasta Emo fiocchi di riso a 7,99 euro. Magnesio e potassio 14 bustine 3,90 euro. Farmacia Gallo, via Nazionale Guardia 196 a Cireale. Aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. Anche per il 2025 il Carnevale di Acireale risulta inserito nel calendario degli eventi di grande richiamo turistico varato dalla Regione.
Riteniamo strategico per la programmazione conoscere per tempo le iniziative di richiamo in modo tale da favorire anche la destagionalizzazione turistica. Sono le parole del presidente della regione siciliana Renato Schifani a commento del decreto a firma dell'assessore regionale al turismo Elvira Mata riguardante il calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico per il biennio 2024-2025, dove già un assaggio è stato dato nel corso della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Al suo interno sono stati inseriti diversi tipi di manifestazioni, da quelle religiose a quelle cinematografiche, gastronomiche, spettacoli, fiere, rassegne musicali, teatrali e persino gare sportive. Un decreto dove un posto meritatamente è stato occupato dal Carnevale di Acireale e ad esprimere soddisfazione della notizia il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale Nando Ardita, al quale si aggiunge anche l'assessore al turismo e cultura Enzo Di Mauro, che dice: un riconoscimento da parte della regione che conferma ancora una volta il grande valore e la grande attrattiva della nostra manifestazione principale, fortemente legata alla storia e alla tradizione della nostra città. Uno strumento fondamentale per la programmazione turistica, afferma così l'assessore regionale al turismo Elvira Mata, per sottolineare l'importanza di una pianificazione biennale che individui le manifestazioni di forte richiamo inserite attraverso l'apposito avviso scaduto a giugno dell'anno scorso. In effetti ogni ente ha potuto presentare una sola iniziativa di valorizzazione del contesto culturale e paesaggistico, iniziative sportive di richiamo che si rifanno alle tradizioni popolari o all'enogastronomia. In fase di valutazione si è tenuto conto della solidità dell'ente, delle capacità di attrazione della manifestazione, della vocazione turistica del territorio e della sua accessibilità e della presenza di strutture ricettive e servizi. Oltre al Carnevale di Acireale, nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico sono state inserite anche il Carnevale di Sciacca, Etna Comics, la festa di Sant'Agata e il festino di Santa Roselia, il Taormina Film Festival, Tao Buca, Tao Moda, il Couscous Fest. E gli appuntamenti estivi continuano ad Acireale, dove si preannuncia un ricco fine settimana che si apre stasera. Grande appuntamento alle 21 in Piazza Duomo con la banda musicale della Brigata Aosta, che per la prima volta si esibirà ad Acireale. E a proposito di eventi, il sindaco di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca, traccia un bilancio dell'offerta culturale e di intrattenimento della stagione estiva, grazie ai fondi erogati dalla Regione. Si tratta di quasi 30.000 euro, afferma, e altri ancora arriveranno, ad evidenziare come una programmazione fatta bene e una sinergia consolidata nei rapporti facciano raccogliere frutti importanti. In questo senso, tra gli spettacoli che hanno riempito il centro cittadino, le esibizioni di Eugenio Bennato, dei Neri per Caso e del comico Valerio Lundini. A Lavina, siamo ad Aci Bonaccorsi, nella parrocchia Maria Santissima Ritornata, fino a domenica 8 settembre si potrà visitare la mostra Miracoli Eucaristici nel Mondo. Un viaggio attraverso i luoghi e il tempo che raccontano i principali miracoli eucaristici. La Chiesa Maria Santissima Ritornata di Lavina nel comune di Aci Bonaccorsi ospita fino a domenica 8 settembre la mostra dei miracoli eucaristici nel mondo, che attraverso 18 pannelli fotografici e descrittivi vengono raccontati quelli che sono stati i prodigi di Dio dai tempi più antichi fino ad arrivare ai giorni nostri. Tra quelli antichi vi è il miracolo di Santa Maria Egiziaca, datato intorno al IV e V secolo. Tra quelli più recenti il pannello espositivo che descrive l'evento avvenuto a Buenos Aires negli anni 90. Lo spettatore sarà chiamato a riflettere sulla propria fede e a pregare. Ogni pannello non si limiterà a rappresentare e a descrivere il miracolo dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista scientifico, mettendo in mostra gli studi condotti su questi fenomeni e riconoscendo a questi eventi una manifestazione tangibile della presenza di Gesù Eucaristia. E la mostra ha il significato di centralizzare direi tutta l'argomentazione di una festa su Cristo, che è il centro della nostra esperienza di vita, e Maria, che sicuramente porta a Cristo, in questo caso per noi diventa l'occasione per parlare dell'Eucaristia e vedere come nel mondo, in vari modi,
tramite intercessione anche di Carla Cutis, che ha avuto l'intuizione di realizzare questa mostra, ci dà la possibilità di crescere nel contatto dell'Eucaristia e di farne tesoro. La mostra internazionale è stata allestita in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima Ritornata, organizzata dal Movimento dei Missionari dell'Eucaristia per mezzo di Maria dell'Arcidiocesi di Catania. Nel 2002 fu beato Carlo Acutis ad organizzare questa mostra internazionale. Sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 17 alle 20 nei locali della parrocchia. Carlo Acutis ha battezzato l'Eucaristia come l'autostrada per il cielo. Noi crediamo fermamente in questo, quindi ci facciamo promotori come Movimento dei Missionari dell'Eucaristia affinché nelle parrocchie possano essere esposta la mostra dei miracoli eucaristici, proprio per stimolare sempre più la conoscenza e l'amore e la devozione verso Gesù Eucaristia, centro della Chiesa. Siamo al termine, sentiamo le previsioni meteo per la giornata di domani. Giovedì, anticiclone africano in rinforzo. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non troverà ostacoli per splendere in un cielo sereno o con un po' più di nubi e isolate precipitazioni in montagna. Temperature massime fino a 34 gradi, minime stazionarie. Grazie per essere stati con noi, TG Reporter torna domani con una nuova edizione a partire dalle 13:40. Arrivederci.